Massimo Giletti vuole dire una cosa e anche No, Massimiliano Romeo. io capisco, cioè, però dobbiamo anche essere concreti, capisco cosa dice, cosa si pensa dal Veneto, diciamo, però poi c'è una realtà. Se noi iniziamo a fare tamponi a massa è un problema proprio complicato perché c'è tempo, cioè è un costo enorme. Io credo che in questo momento il dato vero è che dobbiamo convincere le persone a stare in isolamento. Capire Questo non c'è che è dubbio, l'unica guardi. strada Guardi. facile, però che mi sembra più complessa. Però, professore, io capisco che lei viene un'esperienza, però quell'esperienza lì forse si può fare solo in posti piccoli. Cioè, cioè, che numero di tamponi prevede di fare nelle grandi dimensioni? Tipo, dovessimo fare un tampone, cioè, non è chiara la cosa. Dobbiamo fare i tamponi tutti, cioè 2 No. milioni in Veneto o a chi? Spieghiamola No, l'ho bene, perché è quello che detto non ho già, no. capito. No, ha detto le L'ho categorie detto già, no, non esposte. è questo. Guardi, non l'ho detto, guardi, l'epidemia ha se riprendiamo anche quello che è accaduto da altre parti, ha un'esplosione a cluster, perché evidentemente la vicinanza geografica e la contiguità delle varie persone crea le situazioni per cui praticamente abbiamo questa esplosione di casi positivi. Allora, la nostra idea è molto semplice. Abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio che il vero problema sono i positivi asintomatici. Se conteniamo a tenere insieme questi positivi asintomatici in giro, noi l'epidemia non la elimineremo mai. Ma come li individui gli asintomatici? Proprio perché non hanno Allora, gli sintomi, come si individui neanche fa a quando hanno capire? sintomi. No, Gli lui, se ho sintomi. capito, professore, provo a riassumere io, perché se ho capito bene, lei dice chi può stare a casa fin d'ora a Scusi. prescindere stia a casa. Quelli che non possono stare a casa, per esempio le forze di polizia, le persone esposte, quelli che sono negli ospedali, vanno testati, perché se no, anche se sono pochi in giro, quei pochi in giro continuano a far girare il virus. Ho capito bene? Ha capito bene, e anche quelle, e poi aggiungerei anche le persone che si lamentano e fanno presente ai servizi sanitari che stanno male, secondo me quelle vanno testate e va fatto intorno a quelle persone in termini di contatti personali e anche geograficamente vedere quante persone ci stanno ancora positive che non lo sanno. Perché, guardi, la differenza tra Po e Però Codogno è che scusi, abbiamo isolato tutti. allora,